Racconteremo la storia del gol del secolo di Maradona ad Acerra. C'è una storia nella storia in questo racconto ed è quella del Napoli di Maradona che nel gennaio del 1985 va ad Acerra a giocare un amichevole contro la piccola formazione locale per beneficenza, in un campo di terra battuta uguale a migliaia di altri in cui il calcio dei dilettanti, prima dell'avvento dell'erba sintetica, andava in scena in tutta Italia. Paradossale a pensarci oggi, come se la Juve di Cristiano Ronaldo si presentasse per fare riscaldamento nel retro di un parcheggio per scambiare due calci in un campetto locale per una causa nobile. L'amichevole venne organizzata perché in quel Napoli una delle riserve era l'acerrano Pietro Puzzone, che venne a sapere di un concittadino che aveva bisogno di fondi per una delicata operazione chirurgica per il figlio. Puzzone propose l'idea della partita a Napoli, ma il presidente Corrado Ferlaino non accettò per non correre rischi per i suoi giocatori. Non fece conti però con la generosità di Maradona e la voglia di aiutare una famiglia in difficoltà, tanto che il Pibe de Oro pagò di tasca sua 12 milioni di lire come surplus per l'assicurazione, che non avrebbe coperto un evento del genere. Già fu paradossale vedere quello che allora era il più grande calciatore del mondo scendere in un campetto di periferia, per giunta trasformato in una distesa di fango a causa del maltempo. Ma chi era presente non poteva immaginare che avrebbe assistito anche all'anteprima del gol del secolo. Maradona nel secondo tempo prese il pallone e iniziò a saltare i calciatori come l'esagome d'allenamento, come sapeva fare lui e come aveva già fatto con gli inglesi. Certo, farlo con i dilettanti della Cerra era ben più facile, ma quell'azione era nella memoria del corpo di Diego, che davanti al portiere stavolta seguì il consiglio di Lalo e Ugo, i suoi fratelli che gli dissero «salta il portiere» e l'entusiasmo in quel piccolo campetto fangoso fu grande. Nessuno avrebbe pensato però di vederlo replicato 18 mesi dopo all'Azteca, in una conclusione consegnata all'immortalità del calcio mondiale. Diego, dammela Diego! Diego!
Thank you.